Buon pomeriggio a tutti, benvenuti in questo nuovo speciale Salone del Libro 2024. Oggi doppia puntata, perché non ci risparmiamo, anche perché iniziamo un po' quasi il conto alla rovescia, eh? Siamo il 26 di aprile, qui si inizia un po' a contare i giorni. Allora, come ho detto, abbiamo due persone che oggi vi presento. Iniziamo dalla più vecchietta e iniziamo con una voce che avete già sentito. Adesso è in un periodo di stop perché noi stiamo programmando la giornata, ma vi presento Manuela Boccanera. Ciao Manuela, Eccoci qua. Ciao la più Silvia. vecchietta. Grazie, sì. Giusto per aumentare l'autostima. Vedrà, cioè, certo, chiaro, è chiaro. Era voluto, certo. Sì, Allora, eccoci Manuela, sei qua, sì. Eh contenta? Siamo quasi addirittura d'arrivo, eh? Iniziamo un po' a sì, a conteggiare i giorni. contare i giorni, sì, manca veramente poco. Sì, sono contenta, non vedo l'ora. Sono tanto contenta di essere qui con te, Sì, infatti, beh, lo finalmente. spieghiamo, che Nuovamente abbiamo in scelto un po' trasmissione. di fare questo specialino perché purtroppo Manuela per super impegni non riesce ad Sì. esserci fisicamente, ma siccome metteremo un mini No. cartonato per chi dei nostri non ci sarà, tu sarai nei Certo. nostri corazon, sappilo. Però era giusto, insomma, Fantastico. visto che siamo un po' tutti partecipi, facciamo squadra, insomma, era giusto anche scambiare un pensierino con te. Io direi magari, sai cosa facciamo Certo. Manuela? Per chi, Sì, visto dimmi. che abbiamo la trasmissione di cinema che è un po' in stand-by, dopo magari lo spieghiamo Sì, bene. Io sì, sì. direi, magari per i nuovi ascoltatori che si sono aggiunti in questi mesi, due parole anche su di te, perché insomma, ricordo sempre la radio fatta Sì. di professionisti di ogni settore e insomma, è anche bello dare risalto alla propria professione, per cui ti lascio parola. Va bene, grazie. Allora, sì, allora che dire di me? Sono un'attrice, sono una sceneggiatrice e ho una formazione teatrale, anche se ho fatto doppiaggio. Ho avuto esperienze di doppiaggio nel passato, ho lavorato in radio in passato come voce di spot radiofonici e poi appunto già da un po' di tempo collaboro con appunto Radio Nord Borealis a questo programma molto molto interessante che si intitola Green Movie, quando il cinema incontra l'ambiente, proprio perché Silvia è un programma appunto radiofonico dedicato appunto al mondo del cinema e che si propone di presentare in ogni puntata un film nuovo, facendolo così conoscere a chi magari non lo ha mai visto, oppure, come diciamo sempre, fornendo degli spunti di riflessione, di approfondimento per chi magari già lo conosce, magari chissà, no? Noi lo speriamo sempre, abbia voglia, magari dopo aver visto, ascoltato la nostra puntata, di rivederlo di nuovo. Perché poi abbiamo scelto questo nome? Perché proprio è Green Movie, perché la nostra, e chi ci ascolta, insomma, lo sa bene, Ormai lo è una sanno. radio, ormai lo sa, infatti, una radio che promuove la cultura e la sostenibilità, perché questo connubio per noi è indissolubile. E quindi cerchiamo, insomma, di proporre dei film di qualità che facciano cultura, almeno dal nostro punto di vista. E poi, se ci riusciamo, tocchiamo anche quelle che sono delle tematiche green, delle tematiche ambientali. E i film possono essere di diverso genere, questo ci teniamo a dirlo ogni volta, da genere drammatico, commedia, thriller. E poi noi c'è da dire che non ci poniamo neanche ovviamente dei limiti dal punto di vista geografico, diciamo così, perché i film poi se ci piacciono o se ci vengono anche suggeriti dal pubblico, vero Silvia? Perché noi comunque ricordiamo sempre che il pubblico stesso può suggerirci dei film da approfondire. Esatto, E esatto. quindi Sì. noi diciamo prendiamo in considerazione film provenienti, diciamo così, da tutto il mondo. L'importante è che siano doppiati in italiano, e questa non è una precisazione importante, ma perché lo dico? Perché poi, e questa poi è proprio una particolarità di Green Movie che noi abbiamo voluto, in ogni puntata noi proponiamo alcune scene del film in particolare, che vengono poi lette ed interpretate, oltre che da me, anche dall'attore d'amico Antonio Del Nobile. E il tutto poi viene accompagnato
accompagnato da musiche ed effetti sonori. Quindi quello che noi riproponiamo è, in sostanza, all'interno del programma, diamo vita ad una sorta di sceneggiato radiofonico per certi aspetti. Quindi è un po' questo diciamo, il format del nostro programma, di questo programma radiofonico. Diamo un tocco un po' sperimentale, ci Sì, piace giocare e quindi insomma. esatto. Abbiamo tentato, no? C'era avuta questa idea, ho detto ma perché no? Facciamo. E comunque abbiamo visto che funziona, insomma, che il pubblico ci segue, è interessato poi ad ascoltare, a riascoltare delle scene tratte dallo stesso film, insomma. Quindi sì, è stato secondo me un esperimento che ha funzionato. Tu che ne dici, Silvia? Io ti dico che Secondo hai me. ragione, perché insomma lo vediamo anche da chi ci scrive. Tra l'altro farei una Sì. piccola precisazione, coglierei questa Sì. occasione perché mi arrivano spesso in radio delle mail dicendo: "Ma Green Movie che fine ha fatto?" Attenzione, perché abbiamo un Esatto. attimino sospeso, Sì. perché ci sono venute un po' di idee, per cui stiamo ragionando una nuova stagione, dato che ci saranno un po' di sorprese. Voi sapete che nessuno di noi fa lo speaker di professione, per cui bisogna anche Certo. incastrare tutto quello che sono dirette, programmi, eccetera, con una vita lavorativa. Per cui abbiamo in serbo un po' di novità. Stiamo adesso ragionando se fare partire la nuova stagione a giugno, però tenendo anche conto che poi abbiamo agosto dove si va in ferie, e stiamo ipotizzando di fare una sorta di best of, come succede per gli altri programmi, tra luglio e agosto, e poi iniziare una stagione di quelle succulentissime, perché c'è tanta canna al fuoco, tanta tanta, e con anche delle novità come ho spiegato, per cui partire poi a settembre, così almeno non ci interrompiamo. Quindi Sì, stiamo un po' esatto. ragionando su questo, ma non Stiamo un po' preoccupatevi, valutando, sì. esatto, che qui si Però torna, però ripartiamo, ecco, la no, cosa importante da dire è che esatto. ripartirà il Io vivo programma. ogni anno con la voglia di riuscire a portare Antonio Del Nobile a dirvi qualche cosa di più oltre Ma alle scene, ma veramente, prima o poi ci riusciremo. guarda, Ci ci riusciremo. Ma lui è un uomo così, un riusciremo. uomo nascosto. Lui sta nei boschi a fare cortometraggi, e a girare cose, Esatto. film, e quindi fa un po'. Esatto. Tra l'altro, diciamo una cosa, perché qui vado un Sì. po' a favore di Manuela. Noi ci Sì. siamo fermati come Green Movie. Manuela invece si è data da fare, nel senso che c'è anche un bel progetto, c'è un film cortometraggio. Voi sapete che insomma abbiamo messo le locandine e tutto quanto, quindi lei si dà da fare, no? Così almeno supplisce a Green Movie. Esatto. Sì, perché è vero. Nel frattempo, sì, è vero, abbiamo girato un bel cortometraggio diciamolo, e scusa. ecco, un bel cortometraggio e proprio in tema green possiamo dire perché il cortometraggio è stato ambientato in un posto magico del Gargano che è la foresta Umbra, nonostante il nome magari qualcuno potrebbe trarre in inganno, no? Questo nome, ma in realtà non si trova in Umbria, ma si trova appunto nel Gargano. E tra l'altro un posto veramente bellissimo, Silvia, che io non conoscevo, invito veramente tutti coloro che ci ascoltano È a un altro visitarla mondo perché proprio. sì, stupendo, 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 veramente. Poi tra le altre cose, noi l'abbiamo girato a maggio, ormai sì, a maggio dello scorso anno, scherzando e ridendo. Lo sai, Silvia, che poi riascoltando la puntata di Gocce di Te, che non so più quando l'abbiamo fatta. Tieni anche conto che è stata il primo anno, tu sei dall'inizio, è per quello che dico che sei la più Ecco vecchia. perché veterana, infatti è lì pure che volevo arrivare, La nostra, e sei esatto. proprio dall'inizio, inizio da quando è partita la radio. Dall'inizio. È vero, è vero. E lo sai che riascoltando quella trasmissione, quella puntata, perché proprio qualche giorno fa ho detto, ma fammi un po' andare a risentire, ho scoperto che nelle intenzioni iniziali noi il corto l'avremmo dovuto girare in autunno. Poi, come sempre accade quando si gira un film, Sempre. i programmi vengono sempre sconvolti. Poi avevamo pensato di girarlo a febbraio e io dico pure, meno male che non l'abbiamo fatto a febbraio perché avremmo trovato un freddo pazzesco. Invece, poi alla fine, appunto, abbiamo deciso poi di girarla a maggio ed è andata veramente bene così. La location era. Che esce appunto straordinaria, ma giusta per raccontare proprio questa storia, perché il corto
racconta proprio l'incontro dopo più di 20 anni di due amanti. Anche perché per loro quello è un luogo ricco di ricordi, magico, insomma, misterioso. E quella sarà per loro anche l'occasione per ritrovarsi, ma anche per chiarire una questione dolorosa, ancora avvolta nel mistero, che in qualche modo, diciamo, ha segnato le loro vite, sancito anche la fine del loro rapporto. Infatti, in seguito a questo fatto, le loro vite poi si dividono. E se tu vuoi, se mi permetti, Silvia, io ri ricorderei anche il cast, perché mi sembra giusto Assolutamente sì. ricordare. Allora, intanto il regista, che ha curato anche il montaggio, è Vincenzo Totaro. Il corto è stato scritto da me e interpretato, oltre che da me, da Antonio Del Nobile e da Letizia Fanizza, mentre Luisa Totaro è l'operatrice di ripresa, Anna Egidio l'aiuto regia. Letizia Fanizza ha fatto anche da assistente alla regia. Invece la colonna sonora è stata curata da Simone Piraino. E Matteo Principe invece è stato il nostro location manager, si è occupato delle foto di scena e in più ha curato la realizzazione della locandina. Tra l'altro dico pure che il corto sta avendo un sacco di premi, sta andando molto bene a livello di festival, insomma sta già andando bene, ecco, anche se abbiamo appena iniziato il giro dei festival. E, che dire, io di me, mette sempre un po' a disagio parlare di me, posso dire che comunque in questo momento, Silvia, io sto, e questo poi è il motivo per cui purtroppo non potrò essere presente lì al Salone del Libro, sto lavorando a teatro e sto facendo le prove di tre spettacoli che praticamente andranno in scena più o meno contemporaneamente tutte e tre, perché due andranno in scena a fine aprile e l'altro a fine maggio, uno in Calabria, gli altri due invece a Roma. E quindi questo poi è il motivo per cui non sarà possibile per me essere presente, purtroppo, purtroppo. E poi ci sono, insomma, altri due progetti, Silvia, molto importanti, ai quali tengo veramente tantissimo. Per scaramanzia sarei tentata a non parlarne, però ti posso dire che uno è cinematografico e l'altro invece è teatrale. Vabbè, possiamo non dire Dimmi cosa. altro, perché se no andiamo a bloccarti la Ah, scaramanzia, non voglio avere colpe. E so che è esatto. importantissimo in quegli ambiti, quindi È vero, no, no, è vero, non voglio verissimo, sì. responsabilità. No, 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 no. Diciamo che posso dire che quello cinematografico è importante per me perché c'è proprio un legame affettivo e familiare, ecco, perché racconta una storia familiare, ecco, legata tra l'altro alla Seconda Guerra Mondiale. Basta, ho detto pure troppo. Ecco, Ecco, poi dice appunto. a me. Io poi sono così, Silvia, io sono così. Io, a Roma si dice, non mi tengo un cecio in bocca, capito? Che alla fine, Ma perché tu cioè, dentro di te hai voglia di raccontarlo, ma ma allo brava, stesso brava. tempo hai paura che raccontandolo svanisce il sogno, lo sappiamo, lo sappiamo. Vabbè, Esattamente, possiamo parlare purtroppo di altro, proprio. guarda, così almeno ti tolgo dall'imbarazzo. Io direi che oggi Sì. possiamo anche fare un blocco unico, tanto siamo qui ad Sì. inchiacchierarci, se no ci disturba la musica, oggi facciamo proprio questa mezz'orettina. E allora, visto che siamo un po' al salone, no? In dirittura d'arrivo del Salone del Sì. Libro, ovviamente non posso che chiederti il tuo Sì. rapporto con la lettura, anche perché da sceneggiatrice, secondo me, tu ne hai di argomenti da dirci, eh? Sì, allora guarda, intanto in generale, adesso tralasciando per un attimo il discorso sceneggiatrice, io ho un buon rapporto con la lettura, diciamo che è un rapporto d'amore, perché mi piace molto, molto leggere un buon libro. Perché insomma, leggere quando inizi a leggere un libro significa sempre intraprendere un nuovo viaggio, un viaggio esplorativo. Però ho anche un rapporto per certi versi un po' contraddittorio, forse magari sarà così anche per molte altre persone. Nel senso, mi spiego meglio: perché se è vero che se un libro mi piace e quindi mi coinvolge, e questo io in genere tra l'altro lo capisco già dalle prime pagine.
Vorrei da un lato che questo piacere proseguisse il più a lungo possibile, però al tempo stesso ho fretta di arrivare alla fine e quindi poi finisco per leggerlo tutto d'un fiato. Quindi in questo senso parlo di contraddizione, ma credo che contraddistingua un po' tutti, penso. Quello che di certo non riesco a fare, per esempio, è leggere un romanzo in maniera discontinua, diciamo così, a tozzi e bocconi, cioè facendo passare dei giorni in cui lo lascio lì chiuso, non, perdo un po' il piacere, devo ricominciare da capo. Cioè, se io leggo, devo essere immersa nella lettura, non dico proprio totalmente, però comunque con una certa continuità. Totalmente ci riesci proprio quando sei in vacanza, insomma. Però comunque con una certa continuità, questo sì. Questo per quanto riguarda però Silvia il discorso romanzi, perché quando invece si tratta di leggere dei saggi, per esempio, non so, io per esempio a breve ho intenzione di ordinare, di acquistare un libro, un manuale di sceneggiatura, uno dei tanti che ho letto, allora in quel caso il discorso è un po' diverso, perché la discontinuità lì ci può stare, anzi forse aiuta pure, perché nel frattempo tu ci rifletti, fai, diciamo, fai tuoi quei concetti, no? Nel senso che cominci un po' a metabolizzarli, no? Ci rifletti un po', e allora lì è diverso. Ma per quanto riguarda il romanzo, io devo, insomma, leggerlo sempre con una certa continuità. La lettura, che dire? La lettura è bellissima, perché la lettura ti consente di allargare proprio gli orizzonti, la mente, il cuore, ti fa viaggiare con la fantasia e poi secondo me ti cambia proprio la percezione della realtà e della vita. A volte a me è successo, ti può cambiare anche l'umore. Insomma, io devo dire che quando leggo sento sempre di non perdere tempo. Perché poi c'è anche quest'altro discorso, che la lettura ti mette un po', non so se anche per te è così, Silvia, ti mette in contatto con te stessa, quindi con la tua interiorità, perché comunque la lettura è sempre un atto intimo, diciamo, solitario, personale, no? Però al tempo stesso ti permette anche di espanderti, diciamo così, verso l'esterno, perché ti apri a dei mondi nuovi. Invece, tornando al discorso che avevi introdotto prima, quello di quanto sia importante per uno sceneggiatore la lettura, questo sì, senz'altro, secondo me è una linfa vitale. E la lettura è importante proprio a prescindere da quale sia il libro in questione che tu vai a leggere, cioè, e quale sia il tipo di storia che lo sceneggiatore intende raccontare. Poi, diciamo che allora, se io per esempio ho in mente di scrivere una storia in particolare, una sceneggiatura in particolare, e quindi di trattare un determinato argomento, un determinato tema, ovviamente, ma questo è logico, ho necessità di conoscere a fondo quell'argomento e quindi devo documentarmi, quindi leggere, leggere, leggere il più possibile. Questa è la lettura, quella, diciamo, orientata alla conoscenza di quel tema, quindi è scontata. Però poi c'è anche il discorso che la lettura è utile a prescindere, cioè quella lettura che è dettata sia dal piacere di leggere un buon libro, ma poi indirettamente è comunque sempre, secondo me, funzionale alla scrittura di una sceneggiatura, perché ti può suggerire magari degli spunti, anche se la storia narrata nel romanzo non ha niente a che vedere con la sceneggiatura che tu andrai a scrivere. Però ti può sempre fornire, suggerire degli spunti, delle idee, capito? E quindi può essere sempre utile anche da quel punto di vista. Poi, ovviamente, Silvia, ogni autore, ogni sceneggiatore ha dei propri metodi. Per esempio, no, ti faccio un esempio. Una mia amica, un po' di tempo fa, lei è regista e sceneggiatrice, mi diceva che, per esempio, lei, prima di iniziare a scrivere una sceneggiatura, prima ancora di avere proprio l'idea del film, quindi il soggetto, sa che cosa fa Silvia? Legge delle raccolte di poesie, perché a lei la ispira. Quindi ecco, solo per dire che poi,
insomma, ognuno ha i propri metodi, è molto molto soggettivo. Per me non è così, non mi verrebbe mai in mente di leggere delle poesie per avere poi degli spunti. Io, ad esempio, se, che so, devo scrivere un film corale che racconta magari, non so, di una famiglia numerosa e dei loro rapporti, magari posso andarmi a cercare dei romanzi che ne parlino. Ecco, questo sì, ma ecco, non. Insomma, penso di aver risposto alla tua domanda, Silvia, riguardo appunto il mio rapporto con la lettura, ecco. Sì, ma poi come sempre i libri offrono sempre diverse angolazioni. Io per Sì. esempio, chi lavora con me, tipo il mio assistente Michele, sa benissimo che se inizia a leggere un libro saltano riunioni, saltano impegni, perché se io devo capire leggere vado avanti. Poi io ovviamente li studio anche per portarli in puntata, per cui ho anche più piacere, anche perché non riesco se no a effettuare per esempio sul libro una fase di studio se devo mettermi lì 2 o 3 volte ad interrompere, poi riprendere eccetera, per cui sul fatto diciamo della Discontinuità. linearità, della continuità ti capisco. Sul fatto che una sceneggiatrice poi legga delle poesie, io continuo a dire la poesia è un mondo che viene ancora troppo sottovalutato, Questo è perché ti vero. mette in una connessione diversa dal libro. Il libro tu sei in empatia con l'autore, con i protagonisti. La poesia ti mette in empatia con te stesso, cioè Sì. il poeta ti. Abbiamo conosciuto anche Sirius in puntata, che è un tuo amico, quindi ne abbiamo parlato. L'autore non fa altro che scrivere i suoi versi partendo dal suo cuore, dalle sue emozioni. Ma la poesia è la capacità che sei tu poi, cioè sei proprio il tuo legame che si crea. Non c'è l'empatia con un protagonista, un personaggio. Certo, o con personaggio, come E no, quindi è proprio molto certamente. molto particolare sapere che, insomma, ci sono anche sceneggiatrici che partono da quello, è molto interessante. Sì, esatto, sì, infatti quando me l'ha detto un po' di giorni fa, un po' di tempo fa, mi ha colpito questa cosa, ho detto, ma dai, veramente? Sì, io quando proprio so così che ho la testa vuota, nel senso che non so proprio da dove partire, io so che se inizio a leggere delle poesie trovo l'ispirazione. Ma proprio l'ispirazione per trovare proprio l'idea del film, capito? È interessante questa cosa, vedi? Questo sì. Vedi, alla Sì. fine poi guarda, 22-25 minuti li facciamo come niente, quando si chiacchiera, quando si sta bene. È E vero, quindi, è allora mi vero, raccomando, intanto, io direi, è vero. Sì. visto che Manuela non sarà fisicamente presente, perché come avete sentito ha un Sì, po' di ho impegni le lavorativi, prove teatrali, sì, giustamente, purtroppo. giustamente. Però nulla vieta che ti si possa seguire sui social, per cui invitiamo gli ascoltatori Certo. per una volta anche, non solo a seguire i canali della radio, ma seguite anche i canali di Manuela, come insomma stiamo un po' presentando i nostri speaker. E dopodiché vediamo se magari riusciamo a fare un collegamento con le giornate del salone, vediamo un po', perché Ah, insomma sì, ecco, vediamo se riusciamo a a collimare le due distanza. cose, sperando che la Ci connessione ci riusciamo, aiuti, perché l'anno certo. scorso era un problema tra microfono, interferenze e connessione, è stato veramente un po' un delirio. Però insomma noi ci proviamo, magari ci scambiamo pubblichiamo qualche foto e Certo, la condividiamo insieme alla qualche Manu, insomma. contenuto, come si Sì. dice Poi in questi magari lei ci fa casi. vedere qualche foto del backstage delle prove. Eh O anche sì, quello quello porta sì. scaramanzie, fammi capire. No, No. quello no, ecco, quello no. Ecco, È vedi, vero, no, ok. perché nel momento in cui, no, anzi, lì proprio, perché nel momento in cui stai già girando, oppure stai facendo appunto le prove di uno spettacolo, anzi, più, no, pubblicizzi, più promuovi, E meglio è, allora, vedi. perché il meccanismo è già partito, insomma, la macchina è già partita. Ho Quando capito. invece sei Che ancora in mondo fase, contorto questo che mondo degli contorto. artisti. Tu lo sai una cosa a proposito di scaramanzia? Io farò per esempio uno spettacolo dove per fortuna il regista mi ha detto Manuela, io voglio che tu venga vestita, perché mi aveva visto un giorno vestita, ero vestita con una maglia viola, no? Per esempio, che io È adoro il vero, che non si viola. fa. Io adoro il viola, no? Avevo una maglia viola e tra l'altro sopra un cardigan rosso. E lui mi ha detto, siccome vabbè, uno dei tre spettacoli, noi siamo dentro una
ambientati in montagna, insomma, in una casa in montagna, quindi in inverno, eccetera. E lui mi ha detto: no, va benissimo così. Dico: ma sei sicuro? Ma guarda, io sono vestita di viola. No, Manuela, guarda, io non sono scaramante. Io ho detto: guarda, mi fai felice perché per me il viola è un colore che poi adoro. Quindi, no, questo per dire che poi la locandina, nella locandina io sono vestita in questo modo e gli spettacoli, ahimè, anche d'estate, magari con 30 gradi, nelle piazze estive, io li farò vestita comunque con questi due maglie un po' pesantucce, diciamo, Vedi, capito? sono i Però lati con il negativi della viola, scaramanzia. ecco, Va bene, va però bene. insomma, ecco, Bene, bene, allora, Manuela bene. Boccanera, l'avete sentito i microfoni? Mi raccomando, attenzione perché sarà molto più facile che a settembre davvero torniamo. Facciamo magari un luglio-agosto con un po' di best of, quindi un paio di mesetti rispolverando qualche vecchio film perché ce ne sono stati anche Sì. carini, anche perché voi non sapete, ma io ad agosto sicuramente farò una puntata dove farò sentire tutte le scene che abbiamo tagliato. Perché Ma le veramente? scene, Ah, questo non lo sì, sapevo no, io ho deciso che lo neanch'io. farò a Manuela perché voi non sapete che, poverino, Antonio Del Nobile e Manuela, quando registrano le scene, lo fanno sotto la mia regia. E sono capitate nell'arco di questi 2 anni le cose più disparate. Sì, è vero, è E vero, allora, è vero. dato che io ancora ogni tanto ci rido È sopra perché me li vero. vado ad ascoltare, io ho deciso che Sì. secondo me una decina di minuti per Con le campane qualche della scena, chiesa, con campane le di chiesa, tè al limone ambulanze, infiniti. tè al limone, lo sappiamo noi che vuol dire. Quindi faremo Esatto. divertire anche gli ascoltatori, ci prepariamo le basi e poi settembre, stagione super spumeggiante. Quindi, Mi sembra io direi di un'ottima fare così. idea. Invece di fare i check sbagliati, noi facciamo, come si Esatto. possono chiamare, gli audio sbagliati. Sì, 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 sì. cose che succedono quando si registra. Va bene, dai, Esatto, allora. Noi diamo dai. l'appuntamento, quindi ovviamente con la radio avete poi tutti i riferimenti, andate sulla home page del sito e trovate tutto, troverete poi tutti i dettagli, eccetera. Con Manuela, mi raccomando, seguitela sui social perché ci ha promesso che mette anche qualche storia, magari qualche foto del backstage, così andiamo a curiosare Sì. anche che cosa fa lei. Le portiamo anche fortuna, insomma, dai, visto Bene, che bene, ormai bene, il passaggio di grazie, scaramanzia è fatto. grazie. E non mi Esatto. resta altro quindi che salutarti. Noi ci vediamo poi settembre con Bene. le dirette in radio. Certamente, io saluto te e tutti gli ascoltatori. Va Benissimo, allora bene. appuntamento dal 10 al 13 maggio 10 al Salone del al Libro 13 di maggio al Salone del Libro. Ciao Silvia, Torino. Ciao a ciao. te, Ciao, Emanuela. ciao. Voi Buon adesso pomeriggio. godetevi un po' di musica perché tra pochissimo abbiamo un'altra voce che vi presenterò per il Salone del Libro. Qualche minuto di musica e torniamo qui allo speciale Salone del Libro.